Seconda parte di Fatti e Commenti. Come vi avevamo accennato, abbiamo lasciato al maestro Patarini per fare entrare l'assessore alla cultura del comune di Castelfidardo, Ruben Cittadini, che già qualche mese fa era venuto proprio qui nei nostri studi per presentarci un altro evento, sempre legato alla fisarmonica, ma questa volta il premio internazionale è l'evento clou, è la grande festa di Castelfidardo. Sì, diciamo che quello la scorsa volta era, diciamo, un po' come facciamo sempre con i vari festival di contorno, come il Jazz Accordion Festival, wow, sono un po', no, da corollare. Uno spin-off, tipo. Uno spin-off, noi lo chiamiamo come destagionalizzazione del premio della fisarmonica. E quindi il premio invece quest'anno è, diciamo, l'emblema del nostro territorio, della nostra città, e comunque ci fa conoscere a livello internazionale. È un evento importantissimo, molto complesso da coordinare, da gestire, soprattutto perché ci sono moltissime persone che vengono dall'estero, quindi la coordinazione sugli alloggi, la gestione delle varie sale con le audizioni con i ragazzi, anzi quest'anno voglio ricordare anche quest'anno un buonissimo numero di iscritti, siamo oltre 170 iscritti. E ovviamente mancano poi tutta la sezione dedicata alla Russia e all'Ucraina, alla Bielorussia, che comunque era un nocciolo molto forte del premio internazionale fisarmonica, quindi siamo sicuramente a dei ottimi risultati anche quest'anno. Ecco, noi vediamo proprio sul sito che è stato aggiornato il 49esimo premio internazionale fisarmonica Castelfidardo, ecco la foto del vincitore, il cinese Zhang, della 48esima edizione, premiato allora proprio dal sindaco Roberto Ascani. C'è il concorso vero e proprio, quel concorso che vede proprio diverse categorie, come ci accennava anche prima il maestro Patarini, anche i ragazzini che si esibiscono e si confrontano, ma ci sono anche eventi extra con star di livello, possiamo dire, nazionale e internazionale, no? C'è anche sì, quell'aspetto lì che forse è quello che durante la serata attira il pubblico, quello numeroso. Sì, diciamo che è un po' la differenza tra il premio internazionale alla fisarmonica e la Coupe Mondiale, che è comunque un evento molto storico, è la 77esima edizione, quindi ha una storia molto importante. La differenza un po' la fa questo elemento del festival, cioè che oltre al premio, oltre al premio, il concorso, vi è anche la parte concertistica festival, dove negli ultimi anni noi abbiamo cercato di far approcciare grandi nomi, come abbiamo visto, Cammariere, Bollani, Biondi o altri elementi come Fresu, avvicinarli e metterli accostati con lo strumento a mandici, che può essere la fisarmonica, che può essere la fisarmonica diatonica, che può essere anche il bandoneon, perché comunque il nostro obiettivo è quello di promuovere tutto quello che è anche lo strumento in sé e, diciamo, lo strumento a mandici. Abbiamo visto Tosca che interverrà giovedì 12 settembre, poi davvero tanti altri grandi esecutori, sì, musicisti. A livello internazionale, per esempio, apriremo con Richard Bonat, un camerunense ormai naturalizzato Stati Uniti, ed è considerato l'erede di Jaco Pastorius a livello di composizione, ma anche di come riesce a tenere le mani su questo strumento che è il basso elettrico. E lui sarà accompagnato dal fisarmonicista Biondini, un conterraneo di Patarini, quindi ecco, è una cosa interessante. In questo caso la fisarmonica, per esempio il giorno dopo con Tosca ci sarà invece Riccardo Tesi, che è il nostro ambasciatore della fisarmonica, lo scorso anno, anzi quest'anno gli abbiamo dato questo titolo, e lui suonerà invece con una fisarmonica diatonica. Quindi ecco, mettere insieme la musica di alto livello e fare una sinergia con questo strumento è l'obiettivo del PIF. Cioè rendere davvero la fisarmonica uno strumento amato da tutti, renderlo più possibile, sì, riconoscibile proprio dal pubblico. Poi c'è, dobbiamo dire, sia Piazza della Repubblica, in pieno centro storico, che è bellissimo, con i tanti concertisti, ma soprattutto i visitatori, accompagnatori, familiari, eccetera, che riempiono questa piazza, il centro storico di Castelfidardo, il Salone degli Stemmi ovviamente anche in questo caso verrà coinvolto, ma il Parco delle Rimembranze
è questa arena, diciamo, che avete trasformato in un'arena musicale per eccellenza, dove davvero si sta bene, soprattutto in queste calde serate ancora estive, settembrine, avete anticipato, quindi sarà anche più bello forse stare lì, e si sta bene e si può ovviamente assistere a degli spettacoli unici. Ecco, siamo ritornati su Renò Garcia. E questo per esempio è un concerto gratuito che facciamo all'arena, quindi ecco, fino ad esaurimento posti ovviamente, quindi in quel caso o si prenota attraverso la Proloco oppure si arriva direttamente lì, non si garantisce poi l'accesso, perché quando una volta finiti i posti non si può più entrare. C'è la sicurezza, ci sono tutte le nuove normative sugli spettacoli pubblici che ovviamente sono diventate molto complesse. Poi andando avanti con gli altri appuntamenti del PIF, ovviamente. Ecco qua, del venerdì, andiamo con sabato, anche sabato, guardate quante notizie, quanti eventi, e ovviamente un personaggio che è conosciuto sia come attore che come doppiatore, che è Luca Ward. E qui è stata un po' una scommessa che abbiamo un po' messo in piedi come lo scorso anno, no? Con Preziosi. Unire la recitazione con la musica. Diciamo le varie arti con la fisarmonica, in questo caso si parla della parte di recitazione, di doppiaggio, una voce molto famosa, una delle più famose, diciamo, a livello nazionale, e pensate che solo come, da quello che ho fatto una ricerca, c'ha più di 1 milione di follower su Instagram. Quindi siamo... poi dice sono Castelfidardo. In quell'occasione lui, ecco, farà la voce narrante di questo unico esempio, diciamo, tra virgolette, di musical che ha inventato, che ha, diciamo, creato Astor Piazzolla, uno spettacolo bellissimo tra musica, canto, ballo e oltretutto recitazione, quindi è un appuntamento da non mancare. Poi andiamo avanti con il gran finale, e domenica 15 ovviamente ci sarà... Non dobbiamo ancora svelare niente. sarà però comunque la premiazione, certo. Anche questo è l'appuntamento, quello canonico, con tutte le attività che vi hanno sostenuti, Camera di Commercio, Regione Marche in primis, ma anche ovviamente le attività economiche che si è fidardo. C'è da dire, non solo quelle impegnate nella produzione di strumenti musicali, ma anche attività che fanno altri prodotti, credono in questo progetto, credono in questa grande festa, in questo grande festival che è il PIF, che rappresenta il momento clou della vita cittadina di Castelfidardo, e quindi decidono, insomma, di sostenere l'amministrazione, perché non è semplice per tutte le amministrazioni comunali trovare le risorse, e quelle pubbliche disponibili sono sempre di meno. Diciamo che il privato e gli altri enti pubblici aiutano comuni operosi, sostengono comuni operosi, intraprendenti come quello di Castelfidardo, a realizzare tutto questo. Grande fatica, non avete fatto nemmeno l'estate, perché la Coppa del Mondo, che è questa grande novità assoluta, e poi il PIF, non è stato semplice. No, è stata, diciamo, una marcia molto lunga, anche perché, come ben sai, spesso con le amministrazioni, in collaborazione con le regioni, spesso si lavora con dei tempi molto lunghi e si arriva sempre un po' di corsa, no? a gestire, organizzare quello che tu hai detto, una festa, più che una festa io direi più un appuntamento culturale, perché una festa è un momento, diciamo, di svago, dove c'è un po' di loisir, un po' di divertimento, va bene, l'abbiamo messo anche noi come, diciamo, in alcuni casi, ma soprattutto qui si punta ad un elemento di altissima cultura, soprattutto cultura musicale, dove tu pensa che in quest'anno, l'anno scorso avevamo 9 iscritti alla categoria premio, quest'anno ne abbiamo 13. Quindi vuol dire che per oltre un anno questi ragazzi hanno studiato un brano per presentarsi a Castelfidardo, per, ecco, vincere questo premio, che poi chi vince a Castelfidardo, diciamo, un po' la strada spianata nell'Olimpo dei musicisti. Come avviene nello sport, insomma, sì, ecco, è un po' un punto di arrivo, punto di arrivo e punto di partenza per i giovani fisarmonicisti. Una cosa volevo dire molto importante e molto carina, che faremo il giovedì. Ci sarà un gruppo locale della nostra zona di Sant'Elpidio, si chiamano i Per Giove, un gruppo di giovani ragazzi dove il frontman è un fisarmonicista e fanno musica rock.
Quindi è il nostro obiettivo è anche quello di sdoganare la, diciamo, l'immagine della fisarmonica e far vedere che questo strumento è poliedrico, può passare dalla lirica alla classica, al jazz e anche al pop e non, perché no, anche al rock. Voi siete quindi una città che non vi fermate mai, c'è stato Rockville, questa manifestazione di solidarietà e anche lì. Lì abbiamo fatto, diciamo che è una delle città più dinamiche. Tracce d'Ottocento, un'altra rievocazione storica che si è tenuta il mese scorso, anche lì grandi appuntamenti. È una città che ha le sue problematiche. Come tutte. L'ultima volta ci eravamo trovati, c'è una problematica che stanno cercando di affrontare, l'ex ospedale, no? Questa aria condizionata che è tardi. Diciamo che ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Perché diciamo, la cronaca l'ha riportato in diverse occasioni il fatto che è una struttura di lungo degenza con gli anziani che si trovano in piena estate a sopportare anche temperature molto alte e mancava praticamente la climatizzazione. Il comune si era attivato, grandi polemiche, adesso riuscirete ad avere. Diciamo che diversi. La politica si è mossa. Sì, la politica si è mossa, diversi condizionatori sono già arrivati. Non sono quei condizionatori che stanno fermi nelle stanze. Sono i pinguini, classici pinguini. Sì, che si possono spostare anche di stanza in stanza, anche perché non sempre tutte le stanze sono occupate, quindi per certi versi diventa anche più comodo, no? Muovere e quindi lasciarli dinamici, che si muovono da una parte a un'altra. Però la sanità è un problema che senz'altro verrà affrontato in questi mesi che ci attendono prima delle elezioni regionali. Diciamo, come sempre, la campagna delle regionali si discuterà principalmente su questo argomento. E a tal proposito, ormai è chiara la ricandidatura di Francesco Acquaroli, ci sarà la festa tricolore ad Ascoli dove verrà confermata la ricandidatura dell'attuale governatore. Nel centro-sinistra sembra in rampa di lancio l'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che lui viene dalla minoranza del PD ma è riuscito negli ultimi mesi, una volta eletto europarlamentare, a riunire gran parte delle anime del Partito Democratico e il successo della festa unitaria del PD delle Marche a Pesaro, in questo ampio spazio davanti a Baia Flaminia, è senz'altro un primo risultato a suo favore in attesa di uno scontro che a quanto pare dovrebbe essere proprio tra lui e Francesco Acquaroli, ma vedremo, c'è ancora tempo per discutere tutto questo. In questo caso Casteffidardo, essendo una giunta, diciamo, civica grillina o 5 Stelle, sta un po' a guardare. Come abbiamo detto l'altra volta, quando ero qua, Detto con Ricci, visto che Ricci già da sindaco ha portato i 5 Stelle in giunta, potrebbe essere anche che lì avvenga un collegamento. Sì, bisogna sicuramente trovare dei punti di convergenza su alcuni temi che a noi sono più a cuore, dove il PD ad esempio ha meno a cuore, ecco, diciamo un lavoro. Stop alla guerra in Ucraina, adesso ecco perché. Diciamo sarà un lavoro sicuramente di colloqui, di incontri, però ecco, si può sicuramente trovare una via comune. Anche perché la situazione internazionale, ce l'accennava prima lo stesso assessore, quello che sta succedendo Russia-Ucraina incide sia nel settore della fisarmonica, perché ovviamente in Russia si esportava tantissimo, ma proprio l'altro giorno si è tenuto un tavolo tecnico al Ministero delle Imprese del Made in Italy con il ministro Adolfo Urso per discutere della crisi del comparto moda. Le Marche, il comparto moda comprende sia le aziende di abbigliamento, ce ne sono tante, ma anche le aziende calzaturiere, ad esempio del Maceratese, Fermano e Ascolano, che stanno vivendo un periodo di crisi. In particolare modo quelle calzaturiere esportavano tantissimo in Russia. Questa situazione, senz'altro più unita alla situazione, diciamo, economica mondiale, non ha aiutato. Il ministro ha dato ampia rassicurazione anche per la cassa integrazione in deroga al governatore Acquaroli e all'assessore alle attività produttive Andrea Maria Antonini. Speriamo che anche lì questo comparto possa riprendersi. Casteffidardo c'ha più meccanica e, diciamo, strumentistica musicale, questo è vero, però se l'economia anche regionale va bene, ovviamente poi tira un po' tutto. Sì. Tutto. Diciamo che anche per quanto riguarda il comparto della fisarmonica di Casteffidardo, questo momento è un momento molto delicato, anche se sapete bene che comunque dei bypass esistono per poter comunque un minimo mantenere dei rapporti, perché poi distaccare e staccare direttamente completamente la spina, ben sai che poi per riattaccarla diventa sempre difficile, quindi per certi versi alcuni corridoi sono ancora aperti e permettono
per certi versi di mantenere ancora dei rapporti, se non proprio di export, import, ma più che altro anche dei rapporti di comunicazione per mantenere un po' vivi, diciamo. Anche perché si parla di occupazione, quindi se si riesce a mantenere le attività del comparto moda, l'ultimo anno ne abbiamo perse come marche 182, sono numeri importanti per una regione di 1,5 milioni di abitanti, quindi bisogna anche sostenerle affinché possano stare in piedi ovviamente anche queste aziende. Per quanto riguarda le notizie, andiamo su centro pagina, Ancona si avvicina sempre di più, parlavamo prima di salute, perché con l'assessore cittadini possiamo parlare un po' di tutto, pur essendo assessore alla cultura, però ovviamente abbiamo parlato di salute. Per Castelfidardo, ad Ancona si terrà ad ottobre il G7 Salute e sono stati fatti tanti lavori pubblici per rendere ancora più bella la città capoluogo, per rendere ancora più accogliente il comune dorico nei confronti di delegazioni che provengono da tutto il mondo. Il punto sugli interventi è stato fatto, dalla foto vedete, abbiamo fatto anche un servizio per All News qualche giorno fa in occasione della Festa del Mare, eccola qui, piazza della Repubblica completamente libera, non c'è più la pensilina per i taxi che è stata spostata nel Palazzo Rai, adesso poi verrà sistemata meglio ovviamente, adesso hanno dato una sistemazione momentanea, poi la piazza sarà completamente libera e bella, la piazza che si trova davanti alle Muse. Restiamo ad Ancona perché è stato affidato un incarico prestigioso, sanità, il dottor Sergio Filippelli, alla guida della cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera universitaria delle Marche. Le prime dichiarazioni del medico: sono onorato di poter portare il mio contributo professionale ed umano, e ha dichiarato proprio quello che andrà a guidare il dipartimento di cardiochirurgia e cardiologia pediatrica. Si era discusso molto, è un giovane veramente apprezzato, quindi speriamo che possa portare avanti un reparto che è diventato nel tempo una vera e propria eccellenza a livello nazionale. Siamo anche con lei alle ultime battute, diciamo, la Coppa del Mondo per lei è stata una sorpresa o ci avete lavorato anche come comune insieme a maestro Patarini per portarla? Non è difficile fare tutto a sorpresa, è un anno che ci lavoriamo. No, perché uno pensa, no? In realtà anche eventi singoli, anche singole manifestazioni culturali richiedono dietro un lavorio, perché poi l'apparato burocratico per i comuni è diventato impressionante, no? Sì, diciamo che con il maestro Patarini, che poi è anche presidente della CIA, diciamo è circa un anno che abbiamo fatto questo accordo. Io sono stato lo scorso anno in Bosnia, dove lì si teneva la Coppa Mondiale, e abbiamo fatto il primo incontro, tavolo d'incontro, proprio per fare in modo che la Coppa Mondiale arrivasse a Castelfidardo, quindi ha avuto anche questo un iter. Con la delegazione, con i componenti che ci ha prima presentato. Poi da lì siamo andati in Svezia alla riunione di chiusura per dare l'ok a questo percorso, e poi da lì è partita un po' la macchina di collaborazione. E non vi nego che comunque è un rapporto che abbiamo ormai di amicizia, ed è anche molto bello collaborare con la CIA, perché molti dei giurati sono anche giurati che lavorano nel PIF, quindi c'è un rapporto anche di stretta confidenzialità. E spesso anche gli obiettivi sono gli stessi, perché quello che vogliamo entrambi è quello di promuovere l'eccellenza della fisarmonica come strumento e come prodotto, ma allo stesso tempo, come dicevo prima, fare un'operazione culturale di alto livello. Vediamo che adesso la fisarmonica è entrata in quasi tutti i conservatori, e questo è un obiettivo importante. È entrata con la classica, adesso si sta aprendo al jazz, quindi ecco, e già in alcuni conservatori si sta lavorando invece sulla world music, quindi stiamo raggiungendo l'obiettivo che ci eravamo prefissi, che poi sarà quello che io come sogno ho, di portare il conservatorio a Castelfidardo, l'unico conservatorio che manca, che è quello di Ancona, nella provincia di Ancona. E quando si libereranno le scuole, forse potrebbe essere la ciliegina sulla torta, no? Il conservatorio di musica, soprattutto avere la cattedra più prestigiosa al mondo di fisarmonica a Castelfidardo. Sarebbe un bel risultato. Andrea Bocelli spesso e volentieri l'accompagna, ovviamente la moglie Veronica Berti è di questo territorio, sì, di Offagna, conosce bene questa realtà, ha detto questa è la zona, la Music Valley, la definita
lui qualche anno fa, quando viene a visitare un po' tutto il territorio, e magari potrebbe farci da testimonial, no? Portiamo la cattedra proprio qui, perché è un territorio che ha dato tantissimo. Prima citavamo la Eco qui di Recanati, insomma, chi vuole un'eccellenza, l'FBT per quanto riguarda, ad esempio, Recanati, pianti, sempre qui. Insomma, Farfisa. La Farfisa, che è il Farfisa Day, anche altro successo che si è svolto lo scorso weekend. Davvero, qui un nome, quando uno cita un nome di un'azienda leader a livello musicale, trovi subito nel territorio, in questa zona sud di Ancona, la trovi presente. Io non so come ringraziare l'assessore, perché lei è sempre disponibile per raccontarci proprio di Castelfidardo e della Fisarmonica. L'auguro poi che tanti ragazzi che frequentano anche i corsi di Fisarmonica nella vostra città, vedendo i loro coetanei per i più piccoli o vedendo le varie esibizioni, possono anche appassionarsi ancora di più a questo strumento e diventare anche loro, molti lo sono diventati a Castelfidardo, dei grandi maestri, concertisti. L'augurio che le faccio è questo: l'appuntamento con il Premio Internazionale Fisarmonica è dall'11 al 15 settembre, prima dal 6, quindi dopo domani, alle 10 la Coppa del Mondo, quindi un appuntamento di livello mondiale. Grazie Assessore Ruben Cittadini. Mille. Noi vi diamo appuntamento sempre domani intorno alle 23 con Fatti e Commenti. Potete rivedere la nostra puntata sul nostro canale YouTube, ma anche attraverso la nostra applicazione MyTVRS, o replica il mattino successivo intorno alle 7, sempre qui sul canale 13 delle Digitali Terrestri. Buonanotte a tutti. Buonanotte.